Mesjon e 25 minutes discubremo i diduli di l'attualità. Desta edizione andremo a Paspa, o sotio di l'agrumi. Un'usina è stata inaugurata a Stamone Moriani, a prima l'isola, un bel punto di vista ecologico e commerciale di nuova stavigliera. François Xavier Ceccoli sarà l'imbidato di suo disiale. Cani per Pistiga e Gimmi di Letto, una società propone questo servizio qui di una di esoluzione per lotta contro gli insetti che hanno impensierito parecchiamente le ultime settimane. Vedremo a chi ne siamo in Corsica. Questa settimana siamo Pessiloghi in Balerouche e oggi ci vianteremo in San Lorenzo, un paese più importante di Stabiere e più popolato in O. A scuola, i servizi pubblici o l'agricoltura permettono di mantenere niente tutto l'anno, un luogo che si rimette in O piano piano di conseguenza di un temporale di U 2016. Salut à tous, bienvenue dans le Corsica Brema. Principiamo in qua campagna di vaccinazione contro la grippe. Vaccino de gratis per i più di 65 anni. Se bono va si vaccini in dei gentri, i scani medicali o di no de farmacie. Stiamo a sente giusto appunto un farmacista, Jean-Marie Gandolfi. Je pense que la grippe, quand même, reste ancrée. Enfin, c'est un vaccin qui a un succès tous les ans. Et je pense que cette année, il y aura encore beaucoup de monde qui se feront vacciner, du moins j'espère, parce que c'est quand même une maladie qui est assez grave, même si on parle beaucoup du Covid, la grippe est quand même présente et ne va pas tarder à arriver. In Sugiale sta mossa di AZGT e di EFO in Ajax, giustamente per i vendere o budere i comprati ritirati. L'intrasindicale ha pronta una manifestazione il 24 ottobre in Ajax per domandare una rivalorizzazione delle pensioni di 10%. In Corsica, le conseguenze dell'inflazione sono ancora meglio che in continente, da presso da Dominique Lanfranchi. Il governo ha dato 5,20% al primo gennaio 2024. L'inflazione adesso è di più importante a questo momento qui. Domandiamo 10% immediatamente e poi pagare, come a situazioni differenti, a posto che i paghi sono più bassi che in altro, a posto che avete più cari che in altro, domandiamo un'indennità di viscere. Per poter fare in modo che i ritirati qui pulissero i campi. Continua il giro di stabilimenti, il rettore d'Accademia, dopo Ajaccio, e ridirà oggi a Cismonte, fra l'altro a Ulegio di Uvango o in Montesoro, in cui il brevetto di Cismonte hanno scontrato le leve, i personali educativi, immagino, i barenti in un quadro di eseguite di stagionata di maggio e di scambio organizzata ieri dopo Azabed e l'assassino di questo professore in Arras. Ecoute le point de vue d'un parent d'élève. La minute de silence était très, très, très prenante. On sentait vraiment que les enfants étaient vraiment très touchés par ce qui s'était passé. Et ensuite, quand ils ont eu le cours de français, le professeur de français leur a lu un texte qu'il avait écrit lui-même, apparemment. Et ça leur a vraiment décroché la larme à l'œil. Ils étaient vraiment très, très, très touchés. Il y en a qui se sont mis à pleurer et ils étaient vraiment perturbés. Valorizzare i voti con si bono mica sempre bande in culia di un fondatore dell'usina Fruticor Strada in Moriani, un arnese aspettato assai da filiera di Lagrumi, e ne parliamo in cui un nostro invitato, François Xavier Ceccoli, che risponde ai nostri domande di Pierrick Nannini. Averi de dare da me di abri ma usina di Corsica che trasforma già l'agrumi in beyanda, clementine, pomelo, limone e ancora arancio, esistente in 2600 metri quadrati e ha costato contunque più di 7 milioni di euro. Allora, per parlare, siamo con il presidente di UGIE, Gruppamento Interesse Economico, François Xavier Ceccoli. Salute. Salute. Allora, una prima domanda dell'arnese: chi mancava per avere una filiera di valorizzazione di l'agrumi completa in Corsica? Et à Benso. Vous savez, quand vous raisonnez avec l'ancien producteur et les gérants, qui sont 40 ans, qui s'y parlent, qui transforment les routes, qui ont plus d'état, tout à cette valeur.
Ie ta gont dunque 30% bei Momelo e 10% bei Clementini. Ie esattamente, eh? Dunque veramente un scompianto di per i produttori che sono costi per da mangiare niente mica per l'ampa. E oggi siamo veramente felici di voi mostra a prima vedra di tutto qui e pensiamo che ci sarà una seguita, ma già ci sarà possibilità per i produttori di avere qualcosa non ta se vendita. Allora abbiamo tutti o giù un nemico come o Vresco, un riportami con gli stessi affari, ma di un progetto veramente completo, una vertida economica, una vertida sociale e una vertida environnementale. Allora, chi saranno i frutti utilizzati? Unicamente i frutti più chiusi, i frutti più grandi, quelli di noi che sottocchi? Il DJ on sera nous la groom il bosse tout chez son ingénieur et son différentes manières di gacha ou zuku donc il gère du qui custi on sera per clementine au bomelo l'arancio et au limone ma comme la idée malheureusement à rendre distribution non comprend mica perché rien tu comprend mica i rossi vruti un comprend mica i giughi un comprend mica quelli che sono stati d'occhi da una marbrure o vento un affare così donc tutto questi lampa e sono frutti che sono buoni a consuma donc saranno tutti sti vruti che feranno che ci saranno giù da redo e questa possibilità di commercializzazione. Allora, Stusin, le moette ha costato con tutto più di 7 milioni di euro, c'è stato un aiuto pubblico di quasi 3 milioni. Ci manca una DAPA oggi, quella di messa in bottiglia, bannerà da qui a qualche mese. Volevi che dopo, quando saranno l'agrumi dunque corsi, trasformati di maniera sana qui in Corsica, ci sarà di nuovo un prezzo di vendita che sarà tanto, tanto alto o no? Io allora, già avanti rispondermi, volevo a ringraziare au stade ou via France Relance et le Dark qui nous ont accompagné dans notre affaire. Tu l'as dit là, de quelque chose de juste. Si nous n'avons pas de cet aide ou bouger, nous ne serions pas sortis de l'idée. Comme l'a dit, nous sommes producteurs et la peau de Ewan qui nous porte le plus important des hommes. Mais si nous n'avons pas de cet aide de la région et du stade, nous ne serions pas vus tous les jours. Et pour répondre, espérons tous et abençons-nous. La possibilità di fare economia in i trasporti, tutto sarà fatto sopra piazza e pensiamo noi che saremmo meno caro con prodotti equivalenti che si chiederà oggi per questi prodotti. Ringraziamo François Xavier Ceccoli, l'EDET ci sarà dunque bei produttori di noi, una filiera di valorizzazione in più e dunque saranno soldi in più e poi redere droit si prodotti in vendita a parte si diueranno i band. Ed è a Pierin Curigasi Nova, Guillaume Leonetti da Redu a Gamera. La Camera di Territorio si è adunita in Bastia all'ordine di giorno fra l'altro dibattito sull'evoluzione istituzionale in cui la piazza di istituzione, in un caso di un statuto d'autonomia, si è di nuovo parlato di lotta contro l'artificializzazione dei biani, budata dal Parlamento per salvare l'ambiente. Le but è notamente di accompagnare gli eli locali. La Corse, avec ses spécificités géographiques et environnementales, rappresenta un enjeu particulier. On écoute Julien Paoli. C'est la Chambre des territoires qui jouera ce rôle en Corse et donc elle pourra faire des propositions en termes de réduction de l'artificialisation, c'est-à-dire réduction de la consommation d'espaces agricoles, pastorales et forestiers et également travailler en étroite collaboration avec la collectivité de Corse, ses agences et offices pour décliner cette trajectoire de réduction de l'artificialisation aussi bien dans le temps que dans l'espace dans le cadre de la prochaine révision du PADUC. Di un piccolo insetto che impensierisce assai è Gimige di Leto, si sono ritrovati al centro dell'attualità nazionale. In Corsica, quattro grandi sono stati formati per Pistigale, per via di Lodore. Una società propone un servizio ben particolare ai professionali. Pier Nicolas e Christian Giuliano hanno suivi il lavoro di questi dresseurs de chien. Ça, ce sont des tampons de phéromones de punaise de lit. Ces tampons vont être cachés dans cette salle en plusieurs endroits pour savoir si les malinois les détectent, des endroits parfois chauds où elles se cachent le jour avant de sortir la nuit. Partout pourrait se cacher une punaise. Ça peut être dans des plinthes, des prises, des matelas. Donc dans tous les endroits, le but du jeu du formateur, c'est essayer de mettre un niveau relativement haut et difficile pour ces équipes. Comme ça, le jour où ils sont en réelle intervention, ils vont gérer facilement la situation. Allez, on va chercher. Allez, on cherche. On cherche. Allez, on cherche. Les chiens marquent en s'asseyant chaque endroit où ils sentent les phéromones des punaises de lit.
Mais existe-t-elle seulement sur l'île? Oui, pense cette jeune entreprise, alertée par des vidéos via les réseaux sociaux sur des compagnies maritimes reliant le continent à la Corse. J'ai mis des photos sur les bateaux, des punaises, tout ça, qui sont à bord, qui se baladent sur les sièges. Donc nous, on regarde comme tout le monde. Hein, et donc, oui, ça vient par les bateaux, ça vient par tout le monde qui... Peut-être aussi les avions, je pense, mais dans les bagages aussi. C'est pour ça que justement, qu'on essaye maintenant, on va essayer d'intervenir là. Pour un hôtel, par exemple, après un passage des chiens, une désinsectisation sera assurée par un processus de vapeur chaude si la présence de punaises de lit est avérée et leur disparition sera vérifiée aussi. Oui, mon bébé, c'est bien. Un hôtel qui va fermer, ici, qui va fermer sur 7 mois ou 8 mois avant la saison prochaine, on peut très bien décontaminer la zone. Il ferme, il est tranquille. Et à la rigueur, refaire un passage juste avant l'ouverture. Problème pour cette jeune entreprise, à part le Crous de Corté, peu ont demandé des diagnostics. Les sociétés du tourisme, à commencer par les hôtels, semblent craindre le candidaton et les chutes de réservation. L'entreprise assure pourtant la plus grande discrétion pour un premier diagnostic. Et on donne la pêche de Bali Rouge, qui est un peu de San Lorenzo, ou baise au plus grand de Rudion, et qui prend à maintenir l'habitante tout l'an, d'un coup, ils ont avis publics et l'activité agricole, en coup si au gabado du plus maillot, soit estral, infrastructure et d'annédiade, d'audim pour aller dire 2016. François Albert Bernardi et Guillaume Leonetti. Oggi Bessiloghi giungiamo al paese di San Lorenzo, è stato un tempo un capo cantone, ma di nuovo il paese più importante oggi è di Abieve e per parlare di questo paese siamo con il mare Jérôme Negroni, salute. Salute. Grazie per dirigere, allora, in paese oggi c'è assai mondo che ci campa. Assai mondo, possiamo dire così, per il nostro cantone siamo un cento, una scuola, una trentina di impieghi. Dans tout territorio di Agumuna. Cosa si può ritrovare come attività di agenti che campano qui? Bah, ci sono assai allevi, ci sono di nuovo imprese che lavorano in giro all'agricoltura, in dei castagni, in dei agarni, e qualche impiego pubblico da casa comune, da scuola, all'agenzia postale e di nuovo a collettività. È un paese che campa allora, c'è tu che dici campa qui? C'è di che campa qui, ce n'è mai abbastanza, come si può dire, ma c'è di che campa qui. A di là degli abitanti, c'è di nuovo assai baisoli qui, San Lorenzo c'è due baisoli, di è difficile per una comune di fare i lavori dappertutto, di avere un budget per tutto il paese? Di è più che difficile, di è più che difficile di trovare i mezzi di fare i lavori in tutti questi baisoli, quando ci sono l'intemperie a mezzo di noi, perdiamo assai anni e di noi per contentare tutta gente, che quando vediamo qualcosa in un luogo ce la fa dappertutto. E di quello che è sempre assai difficile da comprensione di maniera di fare e di maniera di lavorare in una comune così. Allora, di dietro, di volte ci sono gli avvenimenti che non so buono mica prevere, è stato un caso, nel 2016 c'è stato un in pesta a Maiocca, da Nidia da Saia Comuna, ed è fatto di lavorare in Taque, forse ci potete mostrare e presentare ciò che è fatto. Ci puoi mandare insieme, va. Allora, andiamo. Refaite il y a tout juste un an. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, oui, c'est mon nom, c'est stato Danilia Dassa en 2016, à l'impeste qui c'è stato d'anno. Et prima era stato doc di novembre 2011, e poi dopo di novembre 2016, pour quasi un milione d'euro di disguasti. È importante per una comune come San Lorenzo di rimettersi di un affare così? È più che importante, non si può mica fare più di un milione d'euro di lavoro e sarebbe stato più di 6 anni di budget di comune, quindi abbiamo fatto a poco per ciò che non abbiamo potuto fare. Con parecchi agenti abbiamo fatto quasi 500.000 euro di lavoro nell'acqua e nelle strade. Come avete fatto per trovare tutti questi mesi? Mi trovo tutti questi mesi, mi pitia da tutte le porte, in furia vatta di noi, con il brevetto, con il presidente esecutivo, con il presidente del Consiglio Generale a Lebiga. E come ce la va malaurosamente, mi ha messo la pressione
in ogni luogo per poi Tokyo Isole arriva piano piano, non si può mica arrivare tutto in un giorno, ma piano piano con assai lavoro, assai energia, ma con l'energia e il lavoro tutto si può arrivare. In San Lorenzo, cantieri genè in ogni scorno. Qui, un tiasso che fece alea tra due baisole in traccia essere arrivato, rede elettriche e d'acqua sono state messe in rue e i muri in pedra erano gompi a momenti. D'altri cantieri sono finiti, pareti e migliaia di ore sono stati investiti in suo erruglio. Che gli andiamo appena a Ugore in San Lorenzo? E questi che c'è a Gioventù, a scuola, a Bost? Ugore, abbiamo detto gente amministrativa che abbiamo fatto, con Asalie Veste, la biblioteca, la scuola, la casa comune e il centro sportivo, con la City Stade, con il diamemo, con la loggia e tutto questo. Oggi è una scuola per un paese come San Lorenzo, è un affare importante a mantenere e a far campare. C'è un centro di debiti, prima finanziario, ma c'è una volontà assai forte della nostra parte, mettiamo assai soldi ogni annata per poter mantenere questa scuola, mettere un numero veramente in prima e che tutto si passasse per le idee, ma di noi per la squadra pedagogica. Oggi, da questa voce, cosa è che può salvare i paesi? Estrade, per esempio, sono un punto negativo per lo sviluppo? Per me sono strade che hanno bisogno dei paesi, come dappertutto, a Uaccioli, che queste strade siano appena arrivate come l'Ugiole, per mantenere la vita in dei paesi e fare bene a niente, senza che non potremmo mica campare. Ci sono assai mesi che sono stati messi, che è una verità, ma non è mai assai, a Uaccioli fa un piano di sviluppo per l'interno, per questi rudioni e non in delle strade di noi. A ringraziarvi, Jerome, di averci accolto in San Lorenzo. Noi abbiamo continuato tutta questa settimana e abbiamo avuto le ruste, ma passato da Gambia a Ruso, fino all'anno e Erone, a seguito ci torna per questi luoghi. L'attualità fuori di Gorsi, che è stato attentato terrorista era in Bruxelles, due svedesi sono stati d'ombi, o di Raure è morto stamane, avranno rinforzato i suoi controlli a frontiere. Ecco per questo punto, settore Corsi-Gasiar in Costella Rossi, ci troviamo autore Menuegge, per noi dice, in lingua Gorsa, buon appetito e a domani.